questo periodo sto pregando per, sto, stiamo pregando più persone per tre malati terminali di tumore e facciamo, oltre a queste preghiere qui assembleari, preghiere a parte, uno a Rimini, un altro in provincia di Lecco e un altro qui nelle Marche. Ancora sta ricordo dell'ospedale, però sta a Pisa, quindi, però grazie ai mezzi di comunicazione sociale, YouTube, le videochiamate, possiamo stare in contatto anche a distanza. Abbiamo fatto con le famiglie, con i malati, le preghiere in diretta per la guarigione. È successo così. Allora, Vincenzino, marito di Assunta di Rimini, è stato guarito dal tumore. Mi ha telefonato qualche giorno fa la moglie, felicissima. La dottoressa ha detto che non c'è più traccia di tumore e i medici non sanno spiegare il perché di questa guarigione, perché per loro era terminale. Qui ci ha messo le mani il Signore e ha fatto una grande grazia. Lode al Signore. Pietro, provincia di Lecco, la moglie sta adesso connessa con internet, una donna veramente di fede, cristiana, il marito, pensate, faceva il mestiere più bello del mondo, l'operatore ecologico, Spazzino, mestieri più importanti del mondo, 60 anni, c'è cioè, testa da mia, mi sono proprio affezionato a quest'uomo, ho pregato tanto per la sua guarigione. Il Signore non ha voluto sentire niente, se l'è ripreso, sì, una decina di giorni fa, ma come è uscito dal corpo, l'ha preso e l'ha portato in paradiso. Gli ho detto, come fai a saperlo? Vi assicuro che il Signore le fa sapere certe cose, perché lui aveva già maturato il suo cammino di fede, era tempo per lasciare questo mondo e prendere il cielo perché era pronto. A noi se ci lascia il Signore a campare che dobbiamo scoticarci tanti nostri peccati ancora. E vi ripeto che il nostro grande errore è considerare la vita di questo mondo come il tiro di un sasso. Parte, va in alto, poi cade. Per noi l'ora di morire è quando uno è proprio vecchio vecchio che è arrivato a 90 anni, è stufo di campare. Per il Signore non è così. Quando il Signore vede che una persona è pronta per il paradiso, la prende e la porta su. Gesù, a quanti anni è partito per il cielo? Quanti anni aveva Gesù Cristo? 33 circa, che disse prima di morire, tutto è compiuto. Se fosse vissuto 10 anni di più, non poteva fare niente di più di quello che aveva già fatto. Aveva già fatto tutto quanto. Erano anni inutili. Andate in cielo, fateci caso, muoiono sempre i migliori, incidenti stradali, le disgrazie, le malattie, non muoiono sempre i migliori, perché sono pronti e il Signore se li prende e se li porta con sé. Quindi Pietro sta in cielo e la moglie, vera cristiana, ha detto uno dei suoi difficili sì, i sì della vita costosi. Tra parentesi, questo lo voglio ribadire perché non appare mai nei Vangeli, la Madonna, quando Gesù è partito per andare missionario, quindi quando Gesù aveva circa 30 anni e di conseguenza lei circa 45 anni, era già vedova. Di Giuseppe non se ne parla più. Nel Vangelo di Giuseppe si parla soltanto quando lui è bambino. Quando Gesù Cristo parte missionario, già Giuseppe non c'era più. Il suo compito di padre affettivo, educativo, protettore della Santa Famiglia, l'aveva finito. E Dio ha preso con sé, quindi la Madonna già a 45 anni, prima di 45 anni, aveva sperimentato il dolore della devianza. E invito tutti quanti, tutti ci avete internet, sapete vedere, andate a leggere sulla Bibbia tramite internet, che cos'è una vedova per Dio. L'attenzione, l'amore che ha Dio per le vedove e per gli orfani, che sono la seconda categoria di persone. Povere, non di soldi, anche di soldi, ma soprattutto affettivamente, con i legami affettivi più intimi. Ecco, da questi due sono venuti così. Ci
come si deve dire, non è andato bene, non è andato male? No, perché quando si lascia questo mondo per andare in paradiso, beh, c'è una cosa migliore che può capitare a una persona. È meglio questo mondo del paradiso? No, assolutamente. E quindi, bene sta Vincenzino, benissimo sta Pietro. Lode e gloria al Signore per tutte e due. Oh, la moglie di Vincenzino mi ha detto che appena potrà verrà della testimonianza, e altre guarigioni sono in corso, e poi le persone, spero che le persone vengano, abbiano il coraggio di dare gloria a Dio testimoniando l'amore del Signore esercitato su di loro. Ci siamo? Ecco, allora, guardate, le guarigioni fisiche sono una parte importante, per carità, brutta la malattia, bruttissima sofferenza, però la guarigione numero uno è e resta sempre quella spirituale, la più grande e più importante di tutte. Per cui adesso parliamo un po' di questa seconda cosa, poi pregheremo anche perché il Signore ci guarisca non solo dai mali spirituali ma anche di quelli del corpo. Allora, brevemente la prima lettura di questa sera. Oh, scusate, chi è stato qui l'incontro della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Potete alzare la mano? Col caldo che c'era, chi ha avuto il coraggio di venire? Ecco, voi, un incontro magnifico con una parola forte, quella del Signore che ha moltiplicato i pani e i pesci, ha dato da mangiare a 30.000 persone e rotte e guarito tutti quanti i malati. La lettura del giorno è ancora su questo grande miracolo. Dice il Signore, attraverso il libro dei Proverbi, scritto oltre 2500 anni fa. Dice così: la sapienza si è costruita una casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha beverato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto, chi non ha sapienza, venga qui, al banchetto della sapienza. A chi è privo di senno, la sapienza dice: venite e mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Sapete qual è il primo passo per la sapienza? Questa è famosa, è storica, si deve conoscere. Uno, per cominciare a diventare sapiente, qual è la prima cosa che deve fare? Una persona, per cominciare a diventare sapiente, qual è il primo passo che deve fare? Deve riconoscere di non essere sapiente. Non è così? Il primo passo della sapienza è riconoscere che uno non è sapiente. Chi pensa io so tutto, quello non progredisce nella sapienza e rimane un somaro ignorante. La sapienza di cui parla la Bibbia è quella di coloro che hanno 5 lauree, che hanno preso diplomi, riconoscimenti? No. E allora di che sapienza si tratta? Portiamo proprio l'esempio della moltiplicazione dei 5 panni e 2 pesci. Vi ricordate che il giorno dopo di quel magnifico e grande miracolo, tutta la gente che era stata presente il giorno prima tornò da Gesù Cristo e voleva mangiare ancora, perché il pane, cavolo, se era buono, ha fatto Dio con un miracolo, penso che Dio come panettiere ci sapesse fare, era gratis. Qui abbiamo visto che quando si danno le cose ai poveri basta che è gratis, tutto finchiappa, ma che è gratis. Uno si riporta a casa perché è gratis, non perché serve. Terza cosa, quel pane non dovettero fare nessuna fatica né per seminarlo, ararlo, macinarlo, cuocerlo, eccetera. Niente, senza fatica. Allora, pane ottimo, gratis e senza lavoro. Il massimo che poteva capitare gli era capitato. Tutti il giorno dopo a incontrare nuovamente Gesù Cristo.
La prima cosa che Gesù disse a quella gente venuta il giorno dopo: voi non mi cercate perché avete visto dei segni, ma mi cercate perché avete mangiato quel pane e vi siete saziati e volete saziarvi un'altra volta. Voi non mi cercate perché avete visto dei segni. Che cosa significa questo? Che quel miracolo dei pani, certo che Gesù l'ha fatto perché la gente aveva fame, aveva bisogno di mangiare, però Gesù ci aveva messo dentro un segno. Un segno significa che, ecco, andiamo qua a strada via Napoli, ci sta la freccia che indica a 500 metri il palazzetto dello sport. Un palazzetto non lo vede, però diciamo, se vado avanti lo trovo, chissà come sarà bello, bello, grande, c'è la partita. Insomma, il segno ti indica la cosa di cui c'è bisogno, la cosa che cerchi. E il segno rispetto alla cosa che cerchi non è niente, è una freccia, un cartello, e là il palazzetto ci sta, la realtà. Allora, il segno, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, era niente rispetto a quello che Gesù Cristo con quel segno voleva annunciare alla gente. E che cosa voleva annunciare Gesù Cristo alla gente con quel segno? Vi ricordate? Che il pane della vita era Lui. Lui poteva fare quel miracolo perché Lui era il pane della vita. Questo è il segno. Dopo spieghiamo meglio. Intanto questa cosa qua. Io mi sarei calato nei panni di quelli che mangiarono il pane il giorno prima. Il giorno dopo, sicuro ci sono andato anch'io in mezzo a quella gente a trovare Gesù Cristo. Avrei cercato Gesù Cristo perché avevo capito quel segno? Oppure soltanto perché ho mangiato quel pane e volevo mangiare ancora? Noi che avremmo fatto? A mangiare, e così siamo. Se si mangia, il mangiare comanda su tutto. Chi è che va in fondo sulle cose? Allora, se vogliamo dirlo in un altro modo, la critica che faceva Gesù Cristo a quella gente che il giorno dopo era venuto a cercare ancora quel pane, la critica è che quelle persone, non avendo saputo vedere il segno e di conseguenza non avendo capito quello che il segno significava, erano persone prive di sapienza. Allora domanda, noi ce l'abbiamo questa sapienza o no? Siamo adulti, pure un po' vecchietti, ce l'abbiamo questa sapienza? Sappiamo vedere i segni di Dio nella nostra storia, in quello che succede, positivi e negativi o no? I terremoti sono segni di Dio? Vediamo allora qualcosa. Allora, la lettura diceva che andate dritti per la via della intelligenza. La parola intelligenza è molto semplice e profonda perché deriva dal latino intelligenza, intus leggere. Qualcuno ha già capito? Significa leggere dentro. Allora, per questo ho detto che l'intelligenza sapiente di cui parla la Bibbia non è quella che ha 5 lauree. L'intelligenza sapiente è quella delle persone che sanno leggere dentro. Ci stanno le righe, quando uno impara a leggere, sa leggere le righe, le parole, il discorso. Una persona diventa intelligente quando sa leggere quello che c'è scritto tra le righe e non si vede con gli occhi. Capito?
La persona intelligente, ripeto, è quella che sa leggere dentro. Facciamo un esempio umano per capire le cose di Dio, eh? Sempre questi paralleli facciamo. C'è un giovane e una bella ragazza. Il giovane della bella ragazza che guarda le forme e le curve mozzafiato, la ragazza vorrà guardare, non so, il colore degli occhi del ragazzo, lo sguardo dolce, è tutta una ricerca esterna di quello che gli occhi vedono, di quello che le mani toccano, di quello che le orecchie sentono, di quello che la narice odora, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo dei sensi. Quale giovane nella ragazza sa leggere dentro? Chi è che ci abita dentro quel corpo? Quale ragazza, di fronte al ragazzo, sa leggere dentro? Chi è che ci abita dentro quel corpo? Se un giovane non sa leggere questo, se la ragazza non sa leggere dentro quel corpo, succede che dopo 5-10 anni, sbattendoci 100 volte la testa, si accorge che la persona della quale uno si era impazzito d'amore è un egoista tremendo. Non sa amare manco una briciola. E allora, se uno ci si è messo insieme, ci si è sposato, si è scavato la fossa da solo, perché sta con una persona che lo distrugge, perché non lo ama. Oppure una persona che dice amore, però è geloso, però è superbo, però è viziato col bere, però è attaccato ai quattrini, però tutte cose che rendono difficile lo stare insieme con la persona e che sono cose che vanno valutate prima di decidere definitivamente se ci si mette insieme con la persona o no, perché accidenti, una cosa che all'inizio pensa così, con l'andare degli anni diventa una montagna. Allora, quando è che un giovane diventa adulto? Quando impara a intus leggere, leggere dentro le persone. E se uno non lo impara mai, se uno arriva a 60-80 anni che mangia, beve, dorme, si diverte, oh, e la vita è tutta lì, è rimasto una persona, nonostante l'età, nonostante avrebbe dovuto acquisire la sapienza, non sapiente, cioè ignorante, cioè stupido, non intelligente. Che persona è questa persona? Qual è la sua altezza morale? Qual è la sua dignità? In campo spirituale la cosa è la stessa. Perché, scusate ancora, il mondo di oggi non è sapiente, il mondo di oggi vive tutto per l'esterno, come si chiama in gergo popolare? Il look, quello che gli altri vedono di te, tutto per quello si fa. Quanto tempo ci si mette per la cura personale, per quello che gli altri vedono di te? Se uno ha un corpo brutto, troppo basso, troppo alto, troppo grasso, troppo magro, c'è il naso storto, no, così, cioè, uno si suicida perché dice, come faccio? Dice, sono brutto, non mi guarda nessuno, non, è un disastro, quante persone vivono che non si accettano fisicamente perché hanno le gambe troppo corte, perché per questo, per quell'altro, tutta una vita con questi problemi irrisolvibili, per il look, perché non è una bella presenza di fronte agli altri. Quale mole di affari gira intorno al look? Quanto spendete voi donne da parrucchiere, dall'estetista? Quanto pesa il portafogli del coniuge questa cura della bellezza? Lo fanno pure gli uomini così. Quanto pesa questa cosa? Tutto per il look, per l'estetica. E questa cosa è così incarnata in noi che ci facciamo un look pure interiore.
siccome noi dentro siamo fatti male, allora noi ci presentiamo all'altro sempre con una maschera bella perché l'altro ci possa accettare. Noi siamo bravi, onesti, come noi non c'è nessuno. Se tutti fossero come noi il mondo andrebbe molto meglio. Così, una maschera bella, nessuno permette all'altro di conoscerlo in quello che non è bello, perché il mondo vive di questo, di bello è ciò che piace, si presenta all'altro soltanto la parte bella, la maschera. Tanto che Gesù Cristo che cosa diceva ai farisei, scribi e farisei ipocriti? Voi siete come i sepolcri, fuori belli, pitturati, con la lastra di marmo, con le scritte, la foto, dentro ossa marce. Ma sta dentro, di nascosto, nessuno vede, vede all'esterno. Se qui dentro tutti calassimo la maschera che ci abbiamo nei confronti degli altri, che ci mettiamo per stare insieme agli altri, cominceremmo a litigare e a schifarci gli uni con gli altri, scapperemo tutti quanti via. Così succederebbe. Perché già non gettiamo noi stessi. Nessuno di noi sarebbe in grado di leggere il film del proprio passato. Un film che ci avesse vedere le cose che abbiamo fatto nella vita. Ma come ce l'ho io, ce l'ha quell'altro, ce l'ha quell'altro, ce l'ha quell'altro. Che macello. Chi è che ci ama? Chi è che c'è un amore che sa farsi carico dei difetti degli altri? Chi è che mi ama e che sa farsi carico dei difetti miei? Nessuno in questo mondo. Per cui tutti siamo costretti a mettere questa maschera per avere un po', per elemosinare un po' di attenzione da parte degli altri. È il look interiore che mettiamo così. Ma questo look ci impedisce di essere veri e ci costringe all'ipocrisia. Bene, uno solo ci ha amati per così come siamo. Questo tale si chiama Gesù Cristo. Lui ci conosce alla perfezione. Sa di noi quello che nessun altro sa di noi e ci ama così come siamo. E se anche perché il suo amore arrivi a noi, a lui gli tocca pagare sangue, che è difficile amare una persona sporca, una persona difficile, una persona cattiva, eccetera, Gesù Cristo lo fa lo stesso. Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue sparso per i vostri peccati. Chi è che sa amare l'altro facendosi carico dei suoi peccati? Gesù Cristo. Per questo lo dirà nella lettura che sentiamo stasera nel Vangelo: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita in se stesso. Perché per poter vivere bisogna amare il prossimo, per poter vivere bisogna amare Dio. Questa signora il cui marito è stato preso dal Signore, se avesse detto a Dio: beh, come ti sei permessa di prendere mio marito, siccome l'hai fatto io non credo più che tu sei buono, perché mi hai dato un dolore, mi hai tolto il coniuge, non sei un Dio buono. Questa ribellione, che significherebbe non guardare il cammino di fede del marito, il paradiso del cielo, ma guardare solo il proprio interesse, c'ho un dolore che prima non c'avevo, questo significherebbe smettere di amare Dio. Smettere di essergli figlio, obbedirgli soltanto quando le cose che lui mi dà mi gustano, disobbedirgli quando le cose che lui mi dà non mi gustano.
Così i figli devono fare verso i genitori? Se un figlio disse: figlio, vai a giocare a pallone. Sì, vado a giocare. Figlio, adesso lascia perdere di studiare. Non ci vengo, io gioco a pallone. È un figlio obbediente questo? Obbedisce per quello che gli gusta, non obbedisce per quello che non gli gusta. Faremo così con Dio anche noi? E nell'amore del prossimo, quando sarà mai che noi avremo di fianco una persona che non ci darà mai nessuna sofferenza, mai nessun dispiacere, mai nessuna cosa brutta? Esiste un coniuge così fatto? Esiste un amico, un'amica così fatto? Siamo peccatori tutti, noi compresi. Noi siamo causa di sofferenza per chi ci sta vicino. Io prendo di questa parrocchia, per alcune cose faccio bene i parrocchiani, per altri li farò soffrire, sicuro. E faccio male, o non faccio abbastanza, o non ci arrivo, e la gente aspetta di più. Ma anche i parrocchiani fanno soffrire al parroco che fa 50.000 cose e nessuno ne frega niente, perché ognuno si fa le cose che interessano, e quando uno ha ricevuto una grazia chi lo vede di più? E cose del genere. Può reggere una forma d'amore del genere? Ti amo fino al punto che tu non mi fai soffrire. Dal punto che tu mi fai soffrire in poi, finito. Chiusa la porta, mi cerco un altro. È possibile questo? Allora, perché una persona viva, bisogna mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue, cioè diventare capaci di amare soffrendo. Allora sì che l'amore è grande. Allora uno vive perché ama e non c'è più nessun ostacolo nell'amare. Allora, Gesù ha detto a questa folla: voi non mi cercate perché avete visto dei segni, ma che avete mangiato quel pane e vi siete saziati. Cosa vuole da noi il Signore? Che noi diventiamo persone capaci di leggere i segni, che noi diventiamo persone capaci di intus leggere, di leggere dentro. Se una persona venisse a un incontro del genere solo ed esclusivamente perché cerca una guarigione fisica, sarebbe una persona matura spiritualmente? Il nostro corpo, per quanto possa star bene, ha un termine, pochi decenni di vita in questo mondo, per tutti. Il nostro spirito per l'eternità. E quando salviamo lo spirito, salviamo anche il corpo, perché con la risurrezione spirituale è collegata anche quella fisica. E questo lo ribadisco con forza, perché noi preti non diciamo più: esiste la resurrezione dei morti, il giorno in cui Gesù Cristo torna e fa risuscitare tutti, da Adamo ed Eva fino all'ultimo uomo, tutti risuscitati fisicamente, ma non con questo corpo che è una massa di acciacchi, che si invecchia, che si ammale, un corpo dotato come il suo di vita eterna. Un corpo dotato come quello che la Madonna ha preso quando è stata assunta in cielo, dotato di vita eterna. Questo è il nostro futuro. Questa è la salvezza che Gesù Cristo ha preparato per noi. Per cui se bisogna passare attraverso la porta stretta della morte, poi il futuro è meraviglioso, grande, potente, oltre le nostre aspettative. A noi ci andrebbe bene cambiare qualche anno di più con la salute. Gesù Cristo ci dà un corpo che vive eternamente. Non è meglio questo? Perché così è potente Lui. Perché questo ha fatto Lui per se stesso. È risorto dai morti. Intus leggere. Leggere dentro. Noi siamo chiamati a diventare persone che leggono dentro.
dentro la nostra storia, dentro i cuori degli altri, dentro noi stessi. Che cosa è più importante, il corpo o lo spirito in una persona? Se uno c'ha la salute, ma sta male di dentro, perché con la sofferenza interiore è distrutto, perché non so che cosa, che campo a fare? Quante persone si suicidano e stanno perfettamente in salute? Perché soffrono talmente tanto a livello morale che non ce la fanno più andare avanti. La vita interiore viene prima di quella fisica. Quando Dio creò Adamo, il primo uomo, il famoso pupazzo fatto con il fango, quello non diventò un essere vivente fino a quando Dio non gli soffiò dentro che cosa? Lo spirito. E quell'uomo, quel pupazzo di fango, diventò un essere vivente, un uomo. C'era un teologo che disse così bella questa cosa, una definizione dell'uomo. L'uomo è spirito incarnato. Come Gesù Cristo, Dio fatto uomo, spirito incarnato, spirito perché prima di scendere nel grembo della mamma, io, te, tutti quanti noi siamo stati nelle mani di Dio, tutti siamo stati nelle mani di Dio, il cuore ci ha pensato, ci ha formato, ha fatto un progetto magnifico, perché Dio è un architetto, un ingegnere, qualche cosa di eccezionale, umanamente irraggiungibile, poi ci ha messi attraverso l'amore dei genitori nel grembo di mamma. Poi, tant'è vero, questo l'ho detto più volte in queste catechesi, che in noi c'è un qualche cosa di profondo che si chiama nostalgia di Dio. In tutti gli esseri umani agisce una forza interiore che si chiama nostalgia di Dio. I bambini non vanno a giocare facendo una scatola di cartone, non si ricreano l'utero della mamma perché sono usciti da lì, allora gli piace stare, gli ricorda l'amore, l'ambiente dove sono vissuti. Noi ci ricordiamo del momento in cui siamo stati nelle mani di Dio prima di essere messi nel grembo della mamma e viviamo con una spinta interiore verso Dio, si chiama nostalgia di Dio. E la nostalgia è una cosa potente. Quanti di voi hanno visto il miliardario americano che da bambino è venuto con i nonni, erano pezzenti, abitavano in un paesino in montagna di che c'erano soltanto 4 pietre e 5 sassi, però si ricorda che lui da bambino e va a cercare quel paesino sperduto dalle montagne, che non importa niente di miliardario perché quello è stata la sua origine e quello è importante per lui. Nostalgia di Dio, questa guida la nostra esistenza. Allora, guardate che razza di roba. L'uomo è spirito incarnato. Dio non ci guarda, se uno è alto, forzuto, diciamo, non guarda così il Signore le persone. Dio non importa se siamo grassi o magri, sani o malati, belli o brutti, ricchi o poveri, gialli, neri, bianchi, rossi o non so che cosa. Noi guardiamo queste cose, perché noi guardiamo l'esterno, il look. Dio ci guarda in un altro modo. Dio ci guarda come anime. Dio guarda me, Marco Farina, come anima. Del resto mio non gli importa. Non è che andrò in paradiso se peso 70 kg invece di 110. Non gli importa questo Dio. Vado in paradiso se sono bello interiormente, se amo, se sono una persona generosa, uno che dà, uno che condivide, uno che perdona, uno che fa in piccolo quello che ha fatto Gesù Cristo quando era nel mondo. Allora vado in paradiso. Se non lo faccio, no. Dio mi guarda come anima. E non guarda le categorie umane. Dio guarda ciascuno di noi come anime. Dio fa la differenza tra maschio e femmina. C'è il problema per lui.
agli uomini dello Spirito Santo, alle femmine no, perché sono troppo chiacchierone. Fa così Dio? Non lo fa assolutamente questo. Dà lo Spirito suo a tutti quanti allo stesso modo. Poi spetta a noi di utilizzarlo bene. Ma Dio fa così. Dio ci guarda, Dio è colui che sa intus leggere, sa guardarci dentro. Dio, quanto è bello, quanto è che una delle cose più difficili che esiste per le persone, essere capiti e di conseguenza capire. Io vorrei vedere se qui c'è qualcuno che si sente perfettamente capito da tutti. Qualcuno ha il coraggio di alzare il braccio e dire: a me mi capiscono tutti, sono felice perché mi capiscono tutti. Non ce ne sta manco uno, manco che i bambini piccoli si sentono capiti dai genitori. Nessuno è capito come vorrebbe essere capito, come non vorrebbe, come dovrebbe essere capito. Perché dice: tu mi metti al mondo e non mi capisci. È assurda questa cosa. Dio ci capisce tutti quanti perché lui sa leggere di dentro. È questa cosa che ci fa sentire amati da Dio. Perché mi sento amato da Dio? Perché Dio mi capisce, mi legge la perfezione. Se io prego e parlo con lui, anche se non lo vedo, anche se non lo tocco, dopo che ho pregato, qualcosa è cambiato in me. Il problema che avevo non mi distrugge più. Ce l'ho, ho la forza di superarlo, di portarlo avanti. Dio mi ha aperto 10 strade, 10 soluzioni che non vedevo prima di pregare per poter affrontare e risolvere quel problema. Perché mi capisce. L'altro mi capisce? Noi sappiamo capire gli altri? Quanta difficoltà fanno i genitori a capire i figli? Quando il bambino è piccolo, gnè! E perché fa gnè? Vai a capire perché. Ci avrà le colichette, ci avrà fame, ci avrà sete, ci avrà... E devi indovinare, andare attento e trovare la cosa giusta. E se tu non lo capisci perché quello fa gnè, quello fa gnè, 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 ancora di più, perché non ha risolto il suo problema. E gli adulti lo stesso. Finché uno non è capito, finché uno non è perfettamente capito dall'altro, si sente non amato. Quante persone possono dire: ma io chi ho a mio fianco? Che cosa ha capito questo di me fino ad oggi? Perché siccome non sappiamo amare, non sappiamo capire le persone. E siccome non siamo amati, nessuno ci capisce, o ci capiscono poco per le cose immaginarie. Un tempo il problema dei genitori era riuscire a dare da mangiare ai figli, mangiare, bere e vestirli, quando c'era la povertà. E tutto il resto? Sapete, una delle sofferenze tremende che ha patito Bernadette, la veggente di Lourdes, lei aveva il padre era un bravo uomo proprio, caduto in povertà, era un mugnaio, faceva la farina con il molino, caduto in povertà estrema, perché se ne è messo male l'economia così. Beh, lui chiamava Bernadette la mia principessina. Quando Bernadette si fece suora, a Nevers, suora di clausura, sai, tutti quei tempi, suora di clausura, chi le voleva vedere mai? E poi tutti i vestiti, così, giusto si vedeva qualche centimo di pelle nel volto, perché allora il babbo l'ha andato a visitare, lui tutto indemorito, questa suora, dice qua, la chiamò suor, adesso non mi ricordo che nome avesse preso, una volta si faceva così, suor Maria Bernard, invece di dirle principessina mia, ha detto lei che una delle sofferenze più tremende che ha patito nella sua vita è quella di non sentirsi chiamata principessina mia dal papà. Chiamata Sor Maria Bernarda, una pugnalata, perché quel nome non esprimeva, non le dava il bisogno, non le soddisfava il bisogno affettivo che aveva lei, al papà suo, principessina mia. Questo è l'amore,
Allora lui non doveva dirle, Suor Maria, per rispetto, c'entra niente. Mia principessa, principessina mia, perché quello è il suo bisogno affettivo. Il babbo non l'ha fatto per cattiveria, l'ha fatto perché, per rispetto di Dio, perché sembrava così giusto. Chi di noi per amore riesce a capire l'effettivo bisogno di chi gli sta a fianco? La cosa di cui ha bisogno la persona. Coraggio, la dico verso l'acqua, Maria Rosaria. Si è arrabbiata. Su, Maria Rosaria. Ecco, vedi, questo è l'esempio. La ritraverso e allora si è arrabbiata, ci soffre. Allora, questo, amare una persona significa capirla. Se invece uno cerca di usare una persona per soddisfare una sua aspettativa, una sua cosa, tu non la stai amando, la stai usando per un tuo fine, per un tuo scopo, cioè la stai ammazzando. Non le dai l'amore di cui quella persona ha bisogno, la usi per un tuo fine. Che tremendo. Allora, guardate quanto è grande l'amore di Dio. Dio, pur essendo il creatore di tutto, lui non ci usa per un suo fine. Per esempio, non so, per aumentare la sua gloria nel mondo. Oh, io voglio essere glorificato da 6 miliardi di persone. Lui non ci usa per aumentare la sua gloria. Lui ci ama come padre e vuole il nostro bene. Lui, l'unico che ti sa capire, che ci sa dare quello che veramente abbiamo bisogno per essere felici. Perché ci capisce. E nessuno ci capisce come lui. Allora, Dio ci intus lege, ci legge di dentro. E siccome ci legge di dentro, ci ama al modo giusto. Ci dà quello di cui veramente abbiamo bisogno. Quante volte quello di cui abbiamo bisogno noi non corrisponde a quello che noi desideriamo? Voi genitori lo sapete, verso i figli, che quello che vogliono i figli spesso non corrisponde a quello che è il loro vero bene. E c'è una guerra, tu gli dai questo, lui non lo vuole, vuole quell'altro. Ma quello ti fa male, no, lo vuole lo stesso. E quello gli fa bene non lo prende. Ma Dio tiene duro perché sa qual è il nostro vero bene e ce lo vuole dare. Allora Dio, siccome ci legge di dentro, sta al lavoro, sta facendo una battaglia nel suo amore per noi, per la nostra realizzazione, per darci la vita vera, la pienezza della nostra esistenza. Quanto è importante questo? Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, significa che quel progetto di Dio per noi, per il nostro bene, si realizzi. E fino a quando non saremo non convinti, straconvinti che quella è la cosa migliore per noi, tanto da poter affrontare l'apparente contrario, convinto che quella invece è la cosa che Dio sta producendo nel suo amore e è la cosa migliore per noi, noi non saremo abbastanza maturi spiritualmente come figli di Dio. Bene, basta così. Spero di aver detto qualche cosa di concreto per quanto riguarda la parola di Dio per noi. E adesso preghiamo. Preghiamo perché il Signore vinca quei mali che oggi ci schiavizzano. Noi dobbiamo diventare come Maria Santissima, la quale ha schiacciato la testa del serpente. Non ci ha avuto paura, l'ha schiacciata e ha vinto lei, la piccola ragazzina più forte di tutte le forze del male messe insieme. Perché? Perché lei non si appoggiava su se stessa, ma si appoggiava su Gesù Cristo, suo figlio, figlio di Dio fatto uomo. Noi bisogna che diventiamo guariti, perché la guarigione è la realtà di Dio. Dio è vita. Lo spirito del male è morte. Se uno è malato, la vita è la guarigione che ci fa raggiungere la vita spirituale, fisica, mentale, quello che sia. Una famiglia malata diventa una famiglia sana e non morire del tutto. Una situazione economica di crisi
deve diventare un'azione di benessere, perché Dio è Dio di vita e non di morte. Anche quella deve diventare positiva. Combattiamo allora con la fede nostra perché tutto questo si realizzi. E la fede è credere che Dio ci ama. L'oggetto della fede è l'amore di Dio. La fede è credere che Dio ci ama. Se io credo che Dio mi ama, di conseguenza, questo. E non mollo fin quando questo non si realizza, perché credo che Dio mi ama. È uno che diventa forte nella fede, una roccia con la fede di ferro, non si arrende mai, non si, anche se capitano guai grossi, non si arrende, non rinneghi la fede in Dio, credi che Dio ti ama, quel male che ti è capitato Dio ribalterà in bene per te e per gli altri, e vinci nel Signore. Allora in piedi, rispondiamo alla parola che Dio ci ha annunciato, dimostriamogli la nostra fede, esercitiamola adesso con la preghiera e diciamo insieme: credo in un solo Dio,